Allora, a scuola si studiano, o forse si studiavano, i miti e le leggende. Molti sono gli eroi di cui si narra, tra cui Ercole, Achille, Alessandro Magno, Romolo, Ettore, Garibaldi, Giovanna d'Arco, Urano che addirittura divorava i figli e tra tutti si salvò Zeus grazie alla madre. E tanti altri che adesso non elenchiamo per motivi anche di tempo. E quindi vengono definiti eroi. Perché vengono definiti eroi? E perché, secondo il tuo modo di vedere e di pensare, in realtà c'è qualche cosa che non va in questa definizione? Beh, se io decidessi, ascoltassi o vivesse con la mente degli altri, con le informazioni che ci danno fin dalla nascita, io accetterei come accettavo da ragazzino Coriolano, Muzio Scevola, Orazio Coclite e tutti gli altri della storia romana, della storia cartaginese come Annibale, tutti gli altri diciamo che sappiamo come sono, perché no, elencarle tutte non me ne viene. Ma quando ho cominciato a gestire me stesso e la mia mente, per dire ho avuto un In cortocircuito, modo autonomo, per in così modo dire. autonomo, ho cominciato a pensare, dico perché li chiamano eroe quando sono assassini? Tutti quanti assassini, massacratori di popoli, massacratori di bambine, di persone adulte. Cioè, hanno soltanto il vizio di uccidere e sono contro le leggi di Dio, contro le leggi di Cristo, se non mi sbaglio. Beh, direi proprio di sì. E allora perché noi vogliamo diventare come loro? Perché centinaia, migliaia di napoletani inneggiano a Maradona un drogato? Un drogato. Hanno creato Hanno statue. creato statue e tutto qua. Cioè, io credo che in questo pianeta, che è un gran bordello a cielo aperto, peggio di Sodoma e Gomorra, non fanno altro che inneggiare alla gente sporca, ai demoni che massacrano e uccidono la povera gente. Io non lo riesco a capire, non lo riesco a... forse perché sono ignorante, ma non lo riesco a concepire. Forse quelli che sono savi potrebbero cominciare a parlare anche dei grandi profeti, dei grandi poeti, dei grandi come Michelangelo, Leonardo e tutti gli altri che hanno dato del lustro, si dice, all'umanità, ma nessuno sa chi erano costoro, la loro vita privata, quelle che erano realmente in virtù alla loro origine. E questo è il guaio. Noi non facciamo altro che inneggiare a un pilota d'aereo della nostra aviazione, che fa cadere gli aerei nemici. Nemici di chi? Che uccide e massacra altre persone o butta bombe sull'Iran, sull'Iraq, su Vietnam, su Cambogia, sul Laos o su tante altre parti del mondo. Questi sono eroi. Preferisco io essere pavido e non essere un eroe che essere come loro. E oltre al fatto di studiare questi personaggi, esistono dei palazzi aristocratici di tantissimi nobili sparsi per il territorio dell'Italia che sono diventati musei. Per esempio, Palazzo Reale dei Savoia a Torino. È un palazzo dove risiedevano appunto i Savoia. E dove c'è un via vai non indifferente di persone. Molti vanno, me compreso non molto tempo fa, a vedere tutti questi sfarzi e tutta questa ostentazione che gli aristocratici del tempo, come dire, mostravano. Ha senso questo? Per loro ha senso, ma per me sono ladri che hanno rubato al popolo, hanno massacrato interi popoli, fatto guerre e che hanno rubato i soldi alla povera gente per la costruzione di questi palazzi. Però Loro non ci hanno messo mai un dito.
e né soldi propri. La chiesa è la stessa cosa. E con che cosa sono stati costruiti tutti questi palazzi, le chiese, le... Con i soldi della povera gente, con la manodopera della povera gente, che ha vissuto da schiave, con un tozzo di pane, quello che in realtà vediamo. Cioè, io sono juventino, da bambino, perché mio fratello lo era. Ma adesso non riesco a capire come, per esempio, nella Fiat si va in cassa integrazione, la povera gente che lavora lì per un tozzo di pane e che non può comprare neanche una casa, e non ha nessuno, oggi come oggi, nessun modo per portare i propri figli a un certo tipo di evoluzione. Loro gestiscono la Juventus, lasciamo stare tutte le altre cose, il commercio e altre cose, ma gestiscono la Juventus comprando giocatori per decine, centinaia di milioni di euro e ogni anno versare a questi stronzi che non fanno altro che dare pedate alla pelota, capisce? Che non soltanto si divertono giocando, ma vengono pure pagati a milioni di milioni di milioni, mentre la povera gente muore. Loro trovano i soldi per comprare un giocatore, ma non trovano soldi per darle alle persone, agli operai che lavorano lì dentro. Li vogliono sempre da noi, perché in cassa integrazione sono soldi dal popolo che noi diamo ai lavoratori che loro mandano in cassa integrazione. Io sono, divento sbalordito, o sono stupido io, o sono matto, o c'è qualcosa che non quadra, io vorrei capirlo. Molti hanno in bocca la parola cultura, e spesso ci si riempie appunto le fauci di questa parola, ritenendola come di fondamentale importanza per la crescita dell'individuo, cultura, quindi andare a visitare musei, e appunto in quei palazzi di cui poc'anzi parlavo, e tutto è cultura, tutto è fa brodo, dicono. Ma che cos'è la cultura? Un giorno un magistrato mi disse, dice: Salvatore, cos'è per te la giustizia? Io l'ho guardato e gli disse la cosa più semplice che mi poteva venire nel cuore: è l'imposizione del maggiore sul minore. Per loro maggiore la giustizia si interpreta, la legge si interpreta. Per i poveri, per la povera gente si applica. Ora, tu dicevi che volevi sapere cos'è? Sulla cultura. Sulla cultura. La cultura è la stessa cosa della giustizia. Cioè, la cultura ci viene data da coloro che la creano per quello che loro vogliono che noi ascoltiamo, osserviamo, sentiamo e comprendiamo. È tutto sbagliato. Perché se noi andassimo a riconoscere, a capire, a vedere, ad ascoltare, anche a livello di conoscenze antiche, che cosa sono queste cose che loro hanno costruito, per chi l'hanno costruito e qual è il loro vero scopo, noi ci accultureremmo in un altro modo. Li manderemo tutti a quel paese. Quindi uno, in base a quello che tu stai dicendo, se non ho capito male, si potrebbe pensare che la cultura sia un modo per dirottare i pensieri degli esseri umani. Sì. Cioè portarli su una strada per non fargli capire per cosa serve quella... In un vicolo cieco. Sì, in un vicolo cieco, per capire cosa serve tutte quelle costruzioni, tutte quelle cose che loro hanno fatto. Quali sono i veri scopi? Questa. Se noi cominciassimo a capirlo, e non voglio dirlo adesso, è terrificante sapere i veri motivi. È terrificante. Noi non dobbiamo dimenticare che oggi come oggi adoriamo un Dio che si presentò a Mosè come un assassino prezzolato, che massacrava popoli interi e imponeva ai propri figli di massacrare tutti gli altri che non erano ebrei. Ha dato agli ebrei una terra che stilla latte e miele, che era di proprietà dei cananei, dei filistei,
degli Amorrei e di tutti gli altri che loro hanno massacrato, che Dio volle che l'hanno massacrato. Gli Azzechi la stessa cosa, facevano sacrifici umani come li faceva Geova, gli Azzechi, gli Inca, i Maya, poi c'erano gli Assiri, i Babilonesi, con Baal, Moloch e tutti gli altri, gli Egiziani. Tutte le divinità volevano sacrifici di uomini o di animali e volevano massacri di esseri umani. O per selezionare e far diminuire la popolazione, o perché prendevano energia, ingamenavano energia da queste uccisioni, da queste morti. Qualcosa dovrebbe essere. Io non penso che il Dio di Gesù Cristo abbia mai chiesto una cosa del genere. Quindi l'unico che si dovrebbe concepire coscienzialmente o adorare in un certo modo sarebbe il Dio, il Padre di Gesù Cristo. Va bene, poi questo argomento lo tratteremo in modo più dettagliato.